Derby della Valmarecchia per la prima volta in calcio di rigore, vedendo anche le due squadre che si sono annullate nel primo tempo. Facciamo parlare le immagini dell'attesa con protagoniste le due tifoserie e tra poco entreremo nel commento tecnico. Albini, va in scena la partitissima di giornata. In Pietra Cuta culla il sogno del salto di categoria, sarebbe la prima volta in eccellenza. In nuova fete a quello dei playoff. Arbitra la gara Alessandro Cavallazzi della sezione di Lugo di Romagna, coadiuvato da Simona Cavallari della sezione di Ravenna e Alessandro Guizzardi della sezione di Lugo di Romagna. Le due squadre realizzano una fase di studio che si protrae per tutto il primo tempo, con gli ospiti che recriminano per un traversone di Boschetti raccolto nell'area di rigore dall'ex Sant'Arcangelo Baldinini e trasformato in un tapin vincente, ma l'assistente segnala la fuoriuscita dalla sfera, gol dunque annullato. Al 24esimo Zannoni scende sulla propria corsia e mette al centro un traversone per la corrente Faieti che calcia di prima intenzione mettendo sul fondo. Fine dei giochi, squadra in riposo, solo 0-0. La ripresa risulta più movimentata rispetto al primo tempo con la discesa di Boschetti che si infrange contro il muro difensivo composto da Stavola. I gialloblu vorrebbero i penalty ma l'arbitro fa segno di proseguire. Dalla mancata concessione al gol subito che vale 3 punti per la band di Fregnani, da punizione l'ex Rimini Gabice Gadara Ferrani precipita in area di rigore. Andreani ci mette una pezza ma sul tapin del centrocampista nulla può. 1-0 ed esultanza rossoblu. Il Pietra Cuta a questo punto cerca la via del raddoppio, la punizione di Varisti viene sporcata in bandiera con Andreani bravo nella respinta di pugno. In nuova fete invece tenta di giocare palla a terra, la sortita di Radici viene ostacolata dal muro difensivo rossoblu, gli ospiti recriminano, l'arbitro fa segno di proseguire. In maniera rocambolesca e Fratti a sferrare la marcatura, l'attaccante vince una serie di rimpalli che portano Andreani a mettersi in guantone per evitare il possibile colpo del KO. Nel finale, da punizione di Boschetti, nasce una mischia. Vivo arriva alla conclusione con un tocco di mano in area di rigore. Anche in questo caso i gialloblu recriminano per un rigore, ma la posizione di direttore di gara rimane invariata. Nel finale, il Pietra Cuta cerca di colpire da punizione con Evaristi, ma viene fuori una comoda presa per Andreani. Un derby che non racchiude emozioni. Meritano il nostro applauso le due tifoserie che hanno colorato insieme una partita molto sentita. Dal campo, il Pietra Cuta ha trovato il gol che vale Sponticciolo permettendo il secondo posto, più uno sul gambetto e meno due dalla capolista Torconca. In nuova fete esce dalla zona playoff, ma sicuramente dirà la sua fino alla fine della stagione.